Certo, però questo posto mi scompiglia le idee e anche in qualche modo mi sconvolge. Parlo di queste sale, di questi resti di affreschi. Ce n'è una figura a cavallo meravigliosa. Ma forse siamo all'altezza della grande pittura proprio italiana. Ma il tema della bellezza a San Vito è un tema ricorrente nelle mie emozioni e nei miei incontri, anche perché partire per qualsiasi destinazione verso San Vito si è sicuri di trovare all'arrivo una città intatta, salvata, miracolosamente difesa da tutto quello che ha reso triste la nostra vita, la volgarità, l'esibizionismo e la mancanza di competenza. Invece qui io vedo una grande competenza, perché questi restauri soltanto un animo o diversi animi che si raccolgono, che conosce le cose, ma che le conosce su un filo di riscoperta dell'amore del luogo, del fantasma del luogo, amore per il fantasma del posto, allora queste cose riescono. È difficilissimo restaurare adesso, perché c'è sempre una smania da parte dei restauratori di chissà come di metterci una manaccia propria, credendo di essere originali, e invece semplicemente deturpano. Allora si arriva a San Vito. Mi dai un po' di acqua? Si arriva a San Vito. Consapevoli già di trovare la bellezza non come fatto episodico, come fatto elitario, come fatto cresciuto in una certa epoca e finito dopo la fine di questa epoca, ma come un destino di bellezza. Cioè tutta una storia interna in cui si svolge questo senso. Non ridurrei il concetto a un puro fatto estetico, darei alla bellezza un senso vasto, e anche se dobbiamo scendere a definizioni nominalistiche, diciamo che allora comincia a essere antropologico questo senso della bellezza. E io amo questo posto da tanti anni, ero ragazzino, quando la società di San Vito, il PRO, come si chiama, la società di mutuo soccorso, SOMSI, nel 47, quindi io avevo un po' di anni, ha fatto questo numero unico che i cittadini di San Vito ricordano con molto affetto. Un numero organizzato da Pasolini, il quale mi ha dato come titolo per il mio pezzo, San Vito è la bellezza. E quindi siamo tornati
tutta la vita qui, sfuggendo ai bombardamenti, sfuggendo ai rastrellamenti dei tedeschi, per arrivare in un luogo dove la bellezza si concretava nella fisicità di alcune persone, di alcuni pittori. Virgilio Tramontin, Rico de Rocco, Variola, Culoss e Micheli, il mio adorato Micheli. Vorrei essere competente di storia dell'arte per dare a Micheli il posto che gli spetta. E sono sempre venuto con grande felicità durante gli anni universitari. Venivo in bicicletta, andavo dove di fronte a Palazzo Altan, nella casa dei Pasut, dove c'era la mia Wanda, bellissima ragazza, mia compagna di corso universitario, e per alcuni anni abbiamo preparato gli esami nel suo giardinetto dietro la casa, al punto di suscitare la gelosia dell'ingegner Scarpa. E la povera signora Pasut, la mamma, ha dovuto difenderci dalle ire. E noi non avevamo neanche capito di cosa... Io non avevo capito neanche di cosa stesse parlando. Ecco, i miei ricordi continuano snocciolarsi a cascata negli anni e si concretano intorno alla figura di Rico de Rocco, personaggio come pittore, come uomo, come dirittura morale, come convinzioni politiche mantenute con una fedeltà al di là assolutamente delle convenienze. Non faceva i pasticci che si fanno adesso tra carriera personale e politica politicante. De Rocco era un uomo puro e lavorava intensamente a una sua idea di grande pittura. E Pasolini e io dietro con la mia biciclettina, insomma, si andava nella scuola dove lui insegnava, che è vicino a quello che è adesso la biblioteca, e lì lui ha insegnato a Pasolini a tenere in mano i pennelli in un senso più professionale di come era abituato e addirittura tecnico, cioè ha insegnato la tecnica dello strappato, eccetera. E questi personaggi di De Rocco sono i personaggi della storia del mondo contadino, del mondo contadino di questa destra del Tagliamento, con le donne, i bacchi da seta, la condensazione in forme umane di quello che è il lavoro, la dedizione, il creare qualche cosa da uomo faber. Rico aveva l'altezza morale per assolvere questo compito, che non era di trovate estetiche, ma l'estetica, grande estetica, grande senso di quello che è il dovere di dar forma ai propri sogni, aveva la base in sogni molto concreti, che erano quelli dell'amore per il prossimo, dell'amore per la giustizia, per l'amore per una società giusta in cui lui credeva.
Micheli, noi l'abbiamo visto poche volte, girava in bicicletta impolverato, qualcuno l'avrebbe preso di primo acchito per un quasi un mendico, non dico un mendico, ma insomma per un povero personaggio. Ci sapeva che faceva campava facendo fotografie specialmente ai matrimoni, ai battesimi. In realtà poi risulta essere un grande fotografo. La cosa più strana che mi è successo nei riguardi di Micheli è che io per alcuni anni ho lavorato per molti anni ho lavorato alla casa editrice Longanesi, ma per i primi mesi ho lavorato a contatto con un personaggio temibilissimo che ti poteva offendere, distruggere a ogni istante, che si chiama Leo Longanesi. E di questo siamo un giorno che era, si vede, di gran buon umore, abbiamo parlato, ma tu di dove sei? Di dove? A Casarsa, sì, quel Pasolini, per carità, eccetera. Ma vicino a Casarsa c'è un personaggio strano, questo detto da Leo Longanesi, cioè da colui che frequentava Giorgio Morandi, che ha portato Morandi al grande successo di rappresentazione giornalistica. C'è un personaggio che un giorno mi ha mandato una lettera che era una recensione di un film, ahimè, colpa mia, non mi ricordo di che film si trattava. Sai che era così bello la lettera che l'ho pubblicata sul Borghese. Il Borghese era una rivista di Leo Longanesi. Potete andare a cercare e se ho detto una bugia mi punirete, ma ho detto la verità. Il personaggio era uno squisito intellettuale, impolverato quanto si vuole, ma era un grande intellettuale in bicicletta, un intellettuale che andava in giro in bicicletta. E un giorno ha chiesto a Pasolini un appuntamento molto riservato su un argomento difficile da affrontare. E Pasolini ha detto, ma per carità, venga, venga, si sono ritirati in una stanza di Casarsa, della casa di Casarsa, e poi è partito dopo un'ora e mezza, non so, e io ero curioso di sapere, e Pasolini mi ha detto, sai, si è innamorato di una donna e voleva sapere la profondità dei suoi sentimenti, se con la psicanalisi che indaga nell'interiorità dell'eros c'era una gestione. Insomma, si faceva questi problemi. Io credo, diceva di essere in procinto, ma non so se si sia sposato. Non si è sposato. Ecco, ecco. Di Tramontin ci ha regalato per la prima sede dell'Accademia di Casarsa delle acqueforti bellissime. Era un acquefortista di grande livello, dopo... come Luigi Bartolini, come alcuni grandi come lo stesso Morandi ha fatto bene, ma ci ha anche regalato ha regalato a Pasolini, che se li è portati a Roma, due grandi quadri. Uno è a Savorgnano, l'ingresso a Savorgnano con un grande albero, un grande tiglio, eccetera. E un giorno che è venuto invitato a colazione Roberto Longhi, si è soffermato e ha detto, ma però mica male questo pittore, di dov'è, eccetera. Allora è stato informato che pittore, di chi si trattava. Naturalmente mia zia Giannina, che esplodeva quando poteva raccontare qualche cosa di emozionante, è corsa a San Vito, è andata a casa di Tramontin, vicino alla chiesa lì, e gli ha raccontato questa cosa, che era il grande critico storico dell'arte. Ecco, questi sono, poi ci sono state delle mostre,
allora, e quindi c'è una storia artistica di Treviso che va... sono malato di insonnia e quindi, scusate, di San Vito, una storia artistica di San Vito che adesso poi con questi vertici dei restauri che fate, anche questa chiesa bellissima, che era un pezzo di cemento grigio quando si arrivava qui nella curva, adesso ho visto che avete recuperato dei fregi stupendi. Ecco, qui Vico, scusatemi, faccio solo questa citazione, Giambattista Vico dice che la filosofia non può reggere senza la filologia. Cioè, il pensiero puro deve basarsi sui documenti, sullo studio della situazione culturale, eccetera. Ecco, qui voi avete realizzato la filosofia e la filologia.